Il piano di sterminio alberi è già iniziato. Purtroppo 40-50 non è ancora certo il numero esatto, sono già stati abbattuti anche abbattimenti che non erano previsti dal progetto. Notizia che ci lascia sgomenti con l'attivista che piange lacrime amare nel dolce ricordo di una promessa fatta alla scomparsa mamma proprio accanto a quest'albero, uno tra quelli che Casugana vuole abbattere nonostante sia sano perché non autoctono. Vedendo in quest'albero madre e figlia, per cui è stato un dispiacere vederlo tagliato perché per me rappresentava un momento di incontro, però capisco benissimo che questo rappresentava il fatto che il parco non fosse manutentato. E a questo parco tengo moltissimo. Il piano del comune prevede di riportare il parco all'originario stile inglese, dove non erano previsti alberi ma solo verde, eppure tra i lavori eseguiti ecco una stortura, inserito il gelsomino dopo aver eliminato una antichissima siepe. Abbiamo contestato questo tipo di intervento. Uno, perché pianta appunto non autoctona, e quando il progetto dice che devono essere abbattute tutte le piante non autoctone, cosa alla quale siamo totalmente contrari. Ogni albero da abbattere che gli ambientalisti vogliono salvare listato a lutto con fiocchetti di raso nero. Questi due tassi sono bellissimi, non invadono niente. C'è stato detto che vanno abbattuti perché gli aghi cadono nella fontana. Abbattere gli alberi significa rinnegare la vita stessa, sembrano raccontarci grilli e cicale da questo rigoglioso e forte tasso. Sono piante rarissime che devono rimanere qui e vivere.